Amici di TeleBS, benvenuti a una nuova puntata di Politica Oggi, lo spazio appunto dedicato alla politica e quindi ai suoi protagonisti. Oggi qui con noi, e lo ringraziamo per questo, vi è l'ingegnere Vincenzo D'Alberti, candidato sindaco di Petrosino. Grazie a voi per l'ospitalità, per ospitarci in questa trasmissione. Ecco, con Vincenzo D'Alberti affronteremo appunto quelle che sono appunto le prossime imminenti amministrative. Ecco, cominciamo subito, ingegnere D'Alberti. Ecco, la sua discesa in campo per la sua cittadina, insomma, ecco, com'è nata questa idea? Ecco, come si è sviluppata? Allora, essenzialmente l'idea di investire questo tempo, perché ogni campagna elettorale è essenzialmente un investimento di tempo, di risorse, ma soprattutto un investimento di idee e per il futuro di questa città, nasce dalla constatazione che Petrosino attualmente è in grave difficoltà. Non è vero quello che si dice, che Petrosino sia terra dell'oro. Petrosino è la città più povera della provincia di Trapani, i settori sono tutti in crisi, l'agricoltura è in crisi da decenni, il turismo è disgregato, non esiste completamente, abbiamo una comunità che ha perso la sua identità, quindi non c'è più l'identità di comunità petrosilena all'interno della nostra città, e quindi abbiamo bisogno di ricostruire un pochettino le fondamenta di questa città e di proiettarle soprattutto al futuro. Quindi qualche mese fa mi è stato chiesto di valutare questa possibilità. Da chi è stato chiesto? Da un gruppo di amici, di persone che magari... Allora, è stato chiesto anche da... imprenditori? No, dalla società civile di questa città, cioè un gruppo di persone che amano Petrosino e che realmente vogliono portare a Petrosino quello che manca, cioè manca l'idea di una progettualità per il futuro, manca l'idea per il futuro in questa città. Quindi abbiamo gente della società civile, ma anche rappresentanti di partiti politici, questo non lo nego, io ho sempre detto nelle interviste che vado facendo che noi siamo sicuri che per risolvere i problemi di questa terra bisogna che la politica ci metta la faccia e che i cittadini sappiano scegliere da chi fa chiacchiere e da chi invece risolve i problemi. Per risolvere i problemi in Italia, che è una democrazia, ci sono i partiti, c'è la rappresentanza del popolo presso le istituzioni, ci sono i bravi politici che devono metterci la faccia e c'è la necessità che i cittadini possano valutare l'operato di questi politici e che possano valutare se un politico ha veramente creato realmente opportunità di crescita, di sviluppo, di benessere, oppure ha fatto solamente chiacchiere. Noi abbiamo sentito tante chiacchiere ultimamente, però abbiamo visto anche in alcuni casi che la politica, quella seria, quella buona, quella dei partiti, riesce a dare risultati. E quindi anche in questa veste, quindi non solo cittadini appartenenti alla società civile, ma anche alcuni partiti, alcuni cittadini che rappresentano... ecco, parlando appunto dei partiti... Ecco, la sua lista è che adesso il futuro... Essenzialmente una lista civica. Però viene appoggiata da alcuni partiti, ecco. Allora, noi siamo una lista civica essenzialmente che abbiamo presentato un progetto per il recupero, la riqualificazione e il rilancio della nostra città. Noi essenzialmente non siamo scegli a compromessi con i partiti. Chi non ha seguito le nostre idee di futuro è andato via, cioè non siamo andati a rincorrere i partiti in alcun modo. Io ho presentato un progetto di innovazione. Quando ho riflettuto a lungo sul fatto di poter scendere in campo per questa candidatura, ho detto che avrei accettato solamente se potevo proporre alla città un programma di alto profilo, sia una giunta di alto profilo, che non sia una giunta fatta di persone che sono messe lì a pigliarsi lo stipendio, come spesso accade nelle amministrazioni, che non solo in quella di Petrosino, ma nelle amministrazioni locali. Quindi ho detto che se riusciamo a creare un programma di alto profilo, siamo una giunta di alto profilo, io avrei accettato la candidatura. Alcuni partiti hanno riconosciuto il valore di questa idea, hanno riconosciuto il valore del nostro progetto e quindi hanno deciso di sposarlo. Ecco, le possiamo ricordare. Il Partito Democratico, il Partito Socialista Italiano, ma anche Sicilia Futura, da poco ha dato un sostegno al nostro progetto politico. Una fetta dell'UDC. Ecco, una fetta dell'UDC, perché lì c'è stato qualche problema? Ecco, l'UDC è stato uno dei miei partiti che voleva assessorati.
volevo assessorati, e quindi noi abbiamo detto che non ci potevamo presentare alla gente di Pedrosino e parlare di Europa, di innovazione, di crescita, di sviluppo tecnologico, di programmazione comunitaria, di fondi europei, e dovevamo farlo con persone competenti. Di meritocrazia, dovevamo farlo con persone competenti. Ecco, farlo con persone competenti significava che io dovrò scegliere la squadra di governo di questa città e dovrò scegliere tra persone che hanno dimostrato di saper governare la società, non viceversa persone che non hanno ruolo in società ma che sono messe in giunta tanto per occupare poltrone. O che rappresentano dei partiti. O che rappresentano dei partiti. Quindi ecco, già ha una squadra in testa, una squadra di assessori, coloro che divideranno con lei, saranno guidati appunto in un percorso di 5 anni. Sì. In un percorso che insomma, lei ha parlato di innovazione, di giovani e di agricoltura. Parlando appunto, iniziamo a parlare un po' a entrare nel dettaglio. Parlando di innovazione, lei è un esperto, mi è sembrato di capire, di progettazione europea, quindi spesso si è relazionato con gli uffici europei, quindi per quanto riguarda proprio quei finanziamenti, la possibilità di accedere a dei fondi. Io essenzialmente nasco come con una carriera universitaria, io ho finito la laurea in ingegneria, ho fatto un dottorato di ricerca in energetica e poi ho insegnato politica energetica all'università fino al 2009. Poi mi è stato chiesto di far parte del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di Palazzo Chigi, cioè il nucleo che si occupa degli investimenti del CIPE, del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica, e poi da lì l'esperienza è finita nel 2015, ho voluto fare un'esperienza internazionale. Quindi avrei avuto l'occasione di andare al Comitato Economico e Sociale Europeo, dove mi occupo di valutazioni di politiche pubbliche e valutazioni di investimenti pubblici. Noi pensiamo che la programmazione e lo sviluppo di una città come Pedrosino non possa prescindere da quelli che sono i temi di sviluppo. Ci sono alcuni temi dove l'economia cresce, questo noi lo diremo sempre in ogni luogo. Tutti i temi che riguardano la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica, il risparmio energetico, la mobilità elettrica, l'economia circolare, che è quel modello di economia che punta al riciclo, alla raccolta differenziata, zero scarti, la possibilità di utilizzare ad esempio la frazione organica dei rifiuti per farne biogas. Cioè, tutti questi settori dell'economia circolare, dell'industria 4.0... Che poi sono temi che l'Europa ha fatto propri. Insomma. Sono temi che l'Europa ha fatto propri, sono temi di sviluppo concreti su cui l'Europa ci mette soldi. Un terzo del bilancio della Comunità Europea è sullo sviluppo di questi settori. Un altro terzo del bilancio dell'Unione Europea è sulla politica agricola comune. Il PSR della regione siciliana è il PSR più grande e più corposo di tutta Europa. Noi abbiamo circa 2 miliardi di euro per quanto riguarda gli investimenti in agricoltura che non abbiamo saputo, non siamo riusciti a intercettare per Pedrosino. Spesso ritornano indietro questi spesso ritornano indietro per l'inefficienza delle amministrazioni locali, per l'inefficienza delle amministrazioni regionali di saper comunicare la presenza di alcuni bandi, la necessità di dotarsi di una progettualità, perché ovviamente se uno vuole ottenere questi finanziamenti europei deve avere progetti, deve avere studi di fattibilità, deve avere business plan, deve avere una progettualità tale da poter intercettare questi sistemi di finanziamento. Quindi mi sembra di capire che lei già ha nella mente appunto delle persone che si occuperanno sì, attraverso la sua supervisione di progettazione. Noi abbiamo in mente di costituire a Pedrosino l'ufficio per l'Europa. L'ufficio per l'Europa, che non so, si chiamerà ufficio per l'Europa, però sarà l'ufficio che dovrà interloquire con Bruxelles, dove ci sono i fondi diretti della Commissione Europea, con Roma, dove ci sono i fondi del CIPE. Noi abbiamo necessità che il CIPE intervenga a Pedrosino per poter mettere finalmente in funzione l'impianto di depurazione delle acque, la fognatura del comune Pedrosino, perché noi non abbiamo e nessuno ci ha mai pensato in questi 5 anni di fare un progetto per le fognature e per l'impianto di depurazione. Quindi il CIPE lì io lo vedo come una possibile alternativa per poter portare finanziamenti a Pedrosino. E poi abbiamo la regione dove c'è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, i programmi operativi, dove lì si può fare tanto per tutto quello che abbiamo detto. Però dobbiamo farlo costituendo all'interno del Comune di Pedrosino un ufficio Europa, un ufficio proprio, uno sportello Europa che sarà
formato da me, dai nostri assessori, dai nostri consulenti, per poter dare assistenza alle persone che vogliono venire a investire e agli uffici stessi comunali che vogliono proporre progetti con i fondi comunitari. Molto spesso a Petrosino, io lo dico, lo sto dicendo in giro per la campagna elettorale, a Petrosino si è fatto un po' la politica della cicala, cioè quella che va a fare solamente feste, festicciole, festine, non ha pensato a una programmazione per il futuro. Non c'è un parco progetti del Comune di Petrosino, non c'è un parco progetti di una programmazione europea che abbia il nome come Petrosino. Abbiamo avuto 5 anni di feste, festini, da Natale si passava a Carnevale, da Carnevale all'estate. Sono tutte cose che noi faremo, io mi impegno a mantenere queste tradizioni. Eppure l'amministrazione di Gaspare Giacalone è stata considerata appunto abbastanza virtuosa, questo è quello appunto che si è scritto anche. Io di virtuoso ci ho visto veramente poco. Di virtuoso ci ho visto veramente poco perché ho solamente visto l'associazione a un club di comuni virtuosi, però non ho visto proiettare questa città verso il futuro, non ho visto il piano regolatore, non ho visto l'individuazione di un'area dove gli imprenditori possono venire a investire, non ho visto accoglienza per i turisti, non ho visto investire in settori chiave del territorio, non ho visto realmente il turismo decollare, l'agricoltura decollare. Ecco, parlando di agricoltura, lei mi sembra che ha iniziato la sua campagna elettorale incontrando i rappresentanti delle cantine che insistono nel territorio di Petrosino. Noi oltre ad incontrare i rappresentanti delle cantine abbiamo anche incontrato le istituzioni. Io ho avuto un incontro con il Ministro dell'Agricoltura Martina e con l'assessore regionale dell'Agricoltura perché noi abbiamo un progetto ambizioso per l'agricoltura. Noi vogliamo realmente rilanciare l'agricoltura del Comune di Petrosino tramite la costituzione di un consorzio dove ci sono le due cantine, dove ci sia la presenza dell'assessorato regionale dell'agricoltura, l'assessorato regionale al turismo, l'assessorato regionale ai beni culturali, l'istituto regionale della vita e vino, ci sia un tavolo tecnico dove ci sia un coordinamento delle politiche di sviluppo in agricoltura per poter promuovere il territorio, promuovere i nostri prodotti, promuovere quelli che sono dei vini che sono buonissimi. Noi produciamo dei vini favolosi nelle nostre cantine, ci sono dei vini frizzantini che sono veramente eccellenti. Ho avuto modo di degustarli. Sono dei vini frizzantini che sono veramente eccellenti, però noi non sappiamo commercializzarli. C'è un mercato delle bollicine che sta esplodendo. Sono stato a Tutto Food recentemente e posso dire che è appunto il mercato delle bollicine, del vino quindi con le bollicine è in ascesa, è molto richiesto. E noi come territorio, essendo il nostro il territorio più abitato d'Europa, sicuramente abbiamo quelle conoscenze, quel know-how per poter fare questo. Bisogna però una sinergia fra territorio e impresa. Ci vuole dialogo, questa è la nostra purtroppo stata amministrazione che è rimasta chiusa dentro le stanze del comune per 5 anni, non ha dialogato mai con le cantine, non ha mai dialogato con gli operatori del settore e quindi questa è una pecca importante che ha avuto questa amministrazione. Quindi lei dice che l'amministrazione non ha parlato al territorio, bisogna parlare, bisogna creare tavoli tecnici, bisogna che il presidente delle cantine e il sindaco che rappresenta il territorio si seggano intorno al tavolo per vedere come promuovere questo territorio, come promuovere i nostri prodotti, come promuovere le attività che fanno i nostri agricoltori, il florovivaismo, i nostri prodotti vitivinicoli, i prodotti agroalimentari. Chissà, partecipando a delle fiere come sistema petrosino. Ecco, come... Sì, ma c'è la possibilità di avere somme per queste cose. Il PFR, il piano di sviluppo regionale, finanzia la costituzione di consorzi con partenariato pubblico-privato per la promozione dei prodotti, finanzia la possibilità che a Petrosino si possano fare delle fiere, delle sagre. Noi avevamo tempo fa, si faceva durante le amministrazioni passate, la sagra dell'uva del vino che ci chiamava centinaia e migliaia di turisti a Petrosino per una settimana. Questa è stata una tradizione che è stata abbandonata da questa amministrazione, che poi noi siamo il comune, io non capisco perché noi che siamo il comune più abitato d'Italia non dobbiamo fare la sagra dell'uva del vino, ma dobbiamo fare altro tipo di manifestazioni. Quella deve essere il cuore della promozione del territorio, quell'attività
si facevano delle manifestazioni che avevano il vino al centro dell'attività culturale del comune pedrosino. Questo è andato perso il dialogo con gli imprenditori. Quindi quando lei parlava prima di identità, che la città ha perso l'identità, si riferiva proprio a questo, al fatto che non c'è più quel legame con la sua vocazione produttiva che è il vino. Io mi riferisco anche al fatto di un'amministrazione che ha, dato che l'amministrazione ha dialogato con le associazioni, gli operatori del settore, ha creato un pochettino una distanza fra imprenditori, istituzioni e cittadini. Questa distanza noi dobbiamo colmare, noi dobbiamo dire che le istituzioni, gli imprenditori e i cittadini possono lavorare assieme per promuovere il territorio tramite gli strumenti che ci sono di promozione del piano di sviluppo rurale, i fondi europei, tutto quello che ci viene dato da una programmazione europea che ci mettono a disposizione. Quindi dobbiamo saper fare sistema, dobbiamo saper dialogare con tutti, dobbiamo fare comunità, essenzialmente una comunità che cresce, una comunità che mette assieme le forze di tutti e che, oltre a mettere assieme le forze di tutti gli operatori del territorio, esce anche fuori a chiedere aiuti alla politica, perché attualmente il comune più povero d'Italia ha bisogno che della provincia di Trapani ha bisogno che la politica si intesti una battaglia per questo territorio. Una battaglia che possiamo intestarci è sempre quella di una zona a fiscalità di vantaggio, dove gli imprenditori possono venire a investire e possono venire a investire con una burocrazia zero, cioè noi faremo di tutto in modo da dargli le autorizzazioni in 15-30 giorni, come dice la legge, quindi semplificare quanto più possibile gli oneri burocratici e tentare di portare a Pedrosino una zona a fiscalità agevolata, perché ad esempio il comune più ricco, la provincia di Trapani, è Erice ed è il comune dove c'è la zona a fiscalità agevolata. Ecco, un altro aspetto del suo programma è legato, molto legato ai giovani. Lei ha lanciato un'iniziativa 100 giovani per 100 idee. Ecco, sì. Come si è sviluppata? Siccome avete fatto un incontro? Sì, noi abbiamo... mi ricordo sabato 6 maggio. Sabato 6 maggio abbiamo fatto a Baio Basile. Il titolo dell'iniziativa era anche Avviciniamo i giovani all'Europa. Perché molto spesso i giovani hanno tante idee brillanti, hanno tanta voglia di fare, però non sanno come poter realizzare, come mettere in campo le loro idee. Sono venute fuori, abbiamo creato dei tavoli tematici, c'erano 10 tavoli con 10 sedie, dove c'erano sedute al tavolo ragazzi di Pedrosino, che hanno chiesto agli interlocutori che hanno partecipato a quella riunione, dove c'era Michela Giuffrida, che è della Commissione di Cultura, ma soprattutto fa parte della Commissione di Sviluppo Regionale, cioè quella che gestisce fondi che vanno nelle regioni povere, obiettivo 1. E poi c'era Antonello Pezzini, che è il delegato a Bruxelles di Confindustria, nonché membro e questore del Comitato Economico e Sociale Europeo. Pezzini rappresenta un po' l'industria italiana a Bruxelles e lui ha detto ai giovani come poter realizzare le proprie idee. Sono venute fuori molte idee che vanno, ad esempio, i giovani di Pedrosino hanno bisogno di centri di aggregazione, abbiamo bisogno di un teatro all'aperto, abbiamo bisogno di un cinema. C'è un cinema che attualmente è di un privato e ha un'idea che è venuta perché fuori. Si spostano nelle altre città. Marsala, Mazzara. Ad esempio, c'è un cinema attualmente a Pedrosino che è di un privato. Bisogna tentare di coinvolgere questo privato in modo da poter utilizzare i fondi europei per poter recuperare quell'area di quel cinema e darlo a una cooperativa dei giovani che possa gestirlo, ad esempio, dove possano fare lì dentro musica, proiezione di film, dove fare appunto attività culturali all'interno di Pedrosino, perché i giovani ci chiedono essenzialmente cultura, ci chiedono essenzialmente opportunità di crescita economica. Molti giovani volevano sapere come poter fare, ad esempio, un sito internet per vendere i prodotti del territorio tramite l'information technology. Noi abbiamo molti produttori di prodotti agroindustriali, ad esempio cose su conserve sott'olio, prodotti tipici, e quindi poterli vendere all'estero tramite un sito internet. Ad esempio, ci chiedevano come poter realizzare questi siti internet, commercio online, come riuscire a fare web designer, quindi come poter creare delle attività che possano dare a Pedrosino occupazione. Quindi sono emerse delle idee
attraverso con un approccio, sì, appunto, come si dice, bottom up, no? un approccio. Sì, sono emerse molte idee, ad esempio, che riguardano lo sport. Molti ragazzi di Petrosino fanno sport, vivono con lo sport, quindi abbiamo bisogno di riqualificare l'area che c'è, dove c'è lo stadio, e creare lì una cittadella dello sport, dove c'è lì dentro, ad esempio, il palazzetto dello sport di Petrosino, la società bocciofila, e noi vorremmo mettere nel programma, ad esempio, la realizzazione di una piscina che può essere utilizzata sia da nostri ragazzi, ma anche per i portatori di handicap, perché ad esempio le piscine sono fondamentali per la riabilitazione motoria. Quindi creare lì una cittadella dello sport dove poter fare sia sport coperti, quindi utilizzare il palazzetto dello sport, ma anche di poter fare sport all'aria aperta. Noi abbiamo 12 km di costa dove è possibile fare sport a 360 gradi, quindi una pista ciclabile. Ma parlo anche io con delle postazioni dove ci sono rappresentate degli esercizi, dei percorsi dove si può fare camminate veloci, corsa, poi uno si ferma a fare gli esercizi, ma anche la pista ciclabile. Ci sono tutte le possibilità di creare. Sviluppare anche la parte, diciamo, costiera, ecco. Sì. Gruppo costiero. Noi abbiamo, ecco, ad esempio, due borghi marinari che sono Sibiliana e Biscione. Metterli in contatto tramite una pista ciclabile, una pista in terra battuta, e quindi valorizzare Sibiliana tramite un piano di recupero di Sibiliana, valorizzare Biscione tramite un piano di recupero di Biscione, mettere in contatto queste due aree con ristoranti, attività sportive che si possono fare in queste due aree, può essere un aumento dell'offerta turistica del nostro territorio. Ecco, lei ha parlato appunto di costa, quindi ha parlato anche di borghi marinari. Ecco, Petrosino ha anche una sua dimensione, diciamo, legata appunto al mare. Parliamo di piccola pesca, ecco. Anche su questo settore, in questo ambito, lei ha già pensato qualcosa? Sì. Ecco, magari dare organicità a tutte queste azioni, insomma, c'è un piccolo tessuto di pescatori, insomma, che... C'è un piccolo tessuto di pescatori che loro hanno necessità di avere interlocutori, perché i problemi... Magari anche qualche infrastruttura, ecco. Sì, sì, però essenzialmente loro attualmente chiedono un'interlocuzione perché hanno costi elevatissimi per il carburante e le quote del pescato che li mettono estremamente in difficoltà. Quindi poter avere un interlocutore politico che possa rappresentare le loro esigenze a Roma o presso il Ministero dell'Agricoltura, il Dipartimento della Pesca o anche a Bruxelles, e poter dire una variazione su queste che sono le quote sul tonno. Molti dei nostri pescatori sono costretti a ributtare in mare i pesci che prendono perché hanno terminato le quote, oppure non possono uscire per i costi proibitivi del carburante. Noi abbiamo bisogno che la politica si faccia promotrice di azioni per ridurre gli oneri fiscali sui carburanti quanto più possibile, poterli farli uscire senza che un pieno di benzina gli costi, un pieno di diesel gli costi migliaia e migliaia di euro, e poter massimizzare il loro fatturato tramite l'aumento del pescato. Quindi noi abbiamo bisogno essenzialmente di politici che escano tra la gente, incontrano le associazioni di categoria e portano fuori da Petrosino i loro bisogni. Questo qua, ad esempio, a Petrosino non è stato mai fatto. Non c'è stato un dialogo con gli operatori del settore, con l'amministrazione, con la politica locale, perché per 5 anni è mancata la politica a Petrosino. Sono mancati i partiti, sono mancati i referenti, sono mancati quelli che possono risolvere i problemi. Ecco, parliamo invece proprio di urbanizzazione, parliamo appunto la questione legata al territorio, alla sua riqualificazione. Ecco, ci sono aree dove che meriterebbero maggiore attenzione da un punto di vista proprio ambientale. Sì. Ci sono state, per esempio, sono arrivate in redazione delle segnalazioni di discariche abusive. Ecco, ovviamente all'inciviltà risponde solamente col controllo del territorio ed educando le persone. Però noi anche lì abbiamo la necessità di poter operare anche utilizzando i fondi europei. Noi abbiamo quasi tutta la nostra zona costiera è una zona a protezione speciale, è un important bird area, è una ZPS, e quindi abbiamo delle zone costiere che hanno un valore naturalistico importante, come ce l'ha anche la parte a monte di Petrosino, dove c'è la zona SIC, sito interesse comunitario Scialle di Marsala.
queste due aree sono state viste sempre come dei freni allo sviluppo. Invece la presenza di queste due aree deve poter attirare a Petrosino investimenti che hanno a che fare con la promozione ambientale del territorio, la promozione ambientale volta ai fini turistici, quindi poter fare, utilizzare fondi europei, che ci sono tantissimi in quel settore. Ad esempio a settembre esce un bando LIFE dove ci sono centinaia e centinaia di migliaia di euro, dove si può investire veramente tanto avendo il progetto pronto per Petrosino. Si potrebbe raggiungere veramente un progetto LIFE per riqualificare tutte le nostre aree umide, bonificare tutte queste zone che sono a discarica e renderle veramente fruibili. Quindi noi abbiamo bisogno di avere progettualità anche per quel tipo di, per quel tipo di iniziative. Anche l'ambiente non può essere lasciato senza un coordinamento, deve essere fatto e gestito con una progettualità. Il vero sviluppo sostenibile del territorio è lo sviluppo che coniuga gli investimenti con la tutela dell'ambiente. Noi abbiamo necessità di investire, di tutelare e di creare ricchezza. Noi, lo sviluppo sostenibile significa questo, appunto, è quello sviluppo capace di dare ricchezza senza compromettere i fabbisogni delle generazioni future. Quindi noi dobbiamo creare ricchezza in quell'area, nelle nostre zone sicche, ZPS, possiamo creare ricchezza, perché lì col turismo si può fare veramente tanto, riqualificandoli, facendo percorsi, facendo attività, creando dei chioschi. Ad esempio Torrazza è una zona che si trova in una zona ZPS, però lì si possono fare realmente dei chioschi che possono attrarre il turista, dare dei servizi al turista. Tutto questo qua lo possiamo fare con una programmazione, con una programmazione costante, è una programmazione consapevole di quelle che sono le risorse del territorio, coniugandole con quella che è la programmazione degli investimenti regionali, nazionali ed europei. Ecco, lei crede molto nella sinergia fra i comuni viciniori? Sì, certo, questo è fondamentale. Petrosino è un comune piccolissimo, è un comune piccolissimo ad esempio sui rifiuti. Sui rifiuti si potrebbe fare un impianto di digestione anaerobica. La digestione anaerobica è un impianto dove si porta la frazione organica, quindi pasta, pane, scarti di ortofrutticoli e quant'altro, tutto quello che è organico, portarlo là dentro e farlo diventare biogas tramite un processo che si chiama di digestione anaerobica. Un processo di digestione anaerobica non è altro che un processo in cui la molecola elementare del cibo si disgrega in gas metano. Questo gas metano poi viene venduto, immesso in rete, quindi non si brucia niente, non si mette niente, è totalmente impatto ambientale zero. Economia circolare. Economia circolare. Si mette in rete, il nuovo decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 gennaio 2017 a questo gas metano che viene da residui organici, da 3 euro a metro cubo. Se noi riusciamo tramite la sinergia con altri comuni a poter realizzare ad esempio un impianto a biogas nel nostro territorio, riusciamo a coprire tramite la vendita di quel gas i costi della raccolta. Ecco lì che noi riusciamo veramente ad abbattere la bolletta, la tariffa dei rifiuti dei nostri cittadini. La raccolta differenziata è un'ottima cosa, però la raccolta differenziata va abbinata ad impianti, a tecnologie che possano creare ricchezza dei rifiuti. È inutile fare la raccolta differenziata e poi spendere centinaia di euro a tonnellata di trasporto per portare la raccolta differenziata a Milano, a Brescia, a Bergamo, a Roma o addirittura in Germania, perché noi qua non abbiamo impianti tecnologici. Noi dobbiamo iniziare quello che fanno lì, dove ci guadagnano. In molti comuni, ho visto viaggiando un po' per l'Europa, molti comuni pagano zero di tariffa dei rifiuti, pagano zero di tariffa dei rifiuti. Ma spesso questi progetti sono osteggiati da ambientalisti, insomma. Questo tipo di progetti sono a totale impatto ambientale zero. Ad esempio gli impianti di gestione anaerobica sono impianti che non hanno nessun impatto ambientale, né con la falda idrica, non ci sono emissioni all'atmosfera, è solamente un contenitore dove non entra. Quindi possiamo rassicurare i cittadini, insomma. Sì, non è niente di particolare, è solamente un impiantino che questo si può fare ovviamente con le sinergie con Marsala e con Mazzara, perché mettendoci assieme magari riusciamo a individuare un'area comune, perché ad esempio magari può essere poco redditizio solamente con i rifiuti di Petrosino, però mettendoci assieme con altri comuni riusciamo a portare veramente queste tecnologie. A proposito dei rifiuti, hai seguito le vicende della SRR rifiuti? Ecco, quello che è successo con, adesso è stata addirittura è arrivato di nuovo il commissario Alfano, quindi a ricontrollare tutto.
quindi quella che dovrebbe essere. Sì, questo lo capito, ma questo qua funziona sempre così. Se noi non applichiamo quelli che sono i dettami dell'economia circolare, cioè se non riusciamo a fare reddito dai rifiuti, noi andremo sempre avanti così. I lavoratori del settore dei rifiuti di Petrosino è da 5-6 mesi che non prendono gli stipendi. Non possiamo, la politica non può andare avanti in questa maniera perché non ha le risorse per poter fare la raccolta dei rifiuti. Eppure la politica in passato di questi operatori, questi lavoratori sono stati, cioè, è stata la politica pure ad inserirli, è stata la politica che ha creato il lato, che ha fatto 27 ATO sbagliando, ecco, tutto il ci sono state dei carrozzoni, ha assunto centinaia di persone, però adesso queste persone che hanno un lavoro vanno tutelato, il loro lavoro va tutelato, va difeso e va valorizzato tramite la vendita, appunto tramite creando ricchezza dai rifiuti in modo da potergli pagare uno stipendio, perché ovviamente le tariffe dei rifiuti sono diventate talmente elevate che noi non ce la possiamo più permettere questa cosa. Quindi o tagliamo le persone, ma noi le persone, i lavoratori, li dobbiamo difendere. Sono delle famiglie dietro con tutte, insomma. Perché il primo principio del mio programma è la difesa totale del lavoro, perché comunque noi dobbiamo difendere il lavoro dei cittadini di Petrosino a 360 gradi, quindi difendere il lavoro ora e sempre e comunque in tutti gli aspetti della vita amministrativa, quindi bisogna difendere il lavoro di tutti i cittadini, delle imprese private ma anche delle imprese che siano pubbliche o capitale pubblico. Noi dobbiamo quindi difendere il lavoro e per difendere il lavoro dobbiamo creare occasioni di crescita, di ricchezza e la cultura dell'innovazione che possa portare a Petrosino ricchezza e crescita. Perché votare Vincenzo D'Alberti? Votare Vincenzo D'Alberti perché io sono venuto a conoscenza grazie all'esperienza lavorativa che ho fatto sia a Roma sia in ambito comunitario di modelli di sviluppo che possono veramente portare qualche cosa di nuovo a Petrosino, tramite l'integrazione con quelle che sono le politiche comunitarie, quello che ci siamo detto finora, con le nuove tecnologie. Votare la Vincenzo D'Alberti perché bisogna guardare un pochettino guardare fuori, guardare oltre, guardare avanti e guardare al futuro. Guardare al futuro significa guardare a tutti gli aspetti della vita europea, della vita sociale. Noi siamo cittadini d'Europa, difendiamo l'Europa dai populismi, difendiamo l'Europa perché noi sappiamo che realmente le politiche europee, le politiche nazionali possono veramente creare crescita e occupazione, senza fare chiacchiere inutili. Usciamo fuori da Petrosino, vediamo come operano gli altri comuni, bisogna che siamo bravi a copiare modelli e a portarli a Petrosino. Io, grazie alla mia esperienza lavorativa, modelli di sviluppo, di successo di varie amministrazioni locali, ne ho viste parecchie e voglio fare questo, copiare veramente i modelli che servono e portarli nella nostra città. Con quali criteri è stata creata la lista Adesso il futuro? Noi abbiamo solamente un criterio, si chiama meritocrazia, punto. Abbiamo scelto le persone in base al curriculum, abbiamo scelto le persone in base alla competenza, ma abbiamo scelto anche le persone in base all'entusiasmo e all'innovazione delle idee che vogliono portare, perché vogliono contribuire alla crescita di Petrosino. Noi abbiamo molti ragazzi che sono anche under 30 che abbiamo deciso di valorizzare perché hanno molte idee, hanno entusiasmo e questo ci serve. Oltre all'esperienza e alla competenza ci serve anche l'entusiasmo e le idee dei ragazzi. Bene, siamo arrivati alla conclusione, ecco, una bella chiacchierata su alcune... Vuole aggiungere qualcosa, D'Alberti? Magari, ecco, ci è sfuggito qualcosa nel corso... No, avremo modo di approfondire anche in altre... in prossimità appunto del... Sì, poi magari faremo una trasmissione dove porteremo anche i candidati al Consiglio Comunale, quindi, assessori, avremo modo di... Quindi di approfondire nel dettaglio alcuni temi. Bene, grazie a Vincenzo D'Alberti, candidato sindaco a Petrosino, appunto con la lista Adesso il futuro. Lo ringraziamo per la sua disponibilità, facciamo un grosso in bocca al lupo e a voi telespettatori di Telebs, un arrivederci alla prossima puntata di Politica Oggi.